Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con il primo arco dei Rinnegati. Sto parlando dell'arco che possiamo ottenere da Petravenge, il Senza Ritorno, arco cinetico, di cui adesso andremo subito a vedere i perk. Premetto che non so se quest'arma si possa droppare anche al di fuori della campagna, quindi in qualche altro modo se non da Petra, e che quindi possa avere perk rollabili. Però ecco appunto, andiamo a leggere i perk intanto, quelli che perlomeno ho droppato io in caso. Tra di precisione, quindi un arco composito, tempo di tensione più lungo ottimizzato per i danni, premi quadrato aumentando la corda per annullare il colpo. Corda ad alta tensione, corda dell'arco. Arco in tensione massima aumenta la precisione, rallenta leggermente la velocità di estrazione e riduce la stabilità. Per me sti perk ragazzi sono tutti nuovi perché sono comunque categorie di perk nuovi in quanto appunto sono dell'arco che non c'era finora. Comunque, dicevo, asta di vetro destina che è una freccia, quindi pesante e affidabile, aumenta naturalmente la precisione e riduce leggermente la stabilità. Poi abbiamo due tipi diversi di perk peculiari, ovvero testa esplosiva, quindi le frecce esplodono a scoppio ritardato, oppure mira istantanea, prendi la mira molto più rapidamente. In crogiolo va per forza utilizzato testa esplosiva perché altrimenti fa veramente pochissimo danno l'arma e ci servono tre colpi in testa per shottare, quindi la vedo un po' difficile. Ultimo perk, impugnatura bruciapelo, un'impugnatura ergonomica che aumenta la precisione e la stabilità quando spari senza guardare nel mirino. Sinceramente non so quanto possa essere utile perché non sparo quasi mai guardando nel mirino. Comunque è un arco che ha una precisione veramente altissima, io l'ho anche aumentata con il prodigio. Però niente, adesso andiamo subito a vedere come se la cava in crogiolo. Ok, scogliere radianti, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Allora, premetto ragazzi che l'arco è un'arma totalmente nuova, per chi magari è entrato con i rinnegati non lo sa, è un'arma che è stata aggiunta appunto solamente con i rinnegati, è veramente molto particolare. Ho sbagliato. Dimentico sempre che per annullare il colpo devo pigiare quadrato, sono abituato col triangolo. Dicevo, è un'arma totalmente nuova, che però secondo me è anche molto mo molto divertente da utilizzare, ma allo stesso tempo molto complicata, perché diciamo che non si può utilizzare come una normalissima arma, perché ha il tempo di ricarica del colpo che è veramente molto più basso di una qualsiasi arma. Adesso parlo un attimo dell'arco in generale, ragazzi, poi ci soffermiamo sull'arma. Scusate un attimo perché essendo un'arma nuova bisogna un attimo prenderci la mano. Dicevo, secondo me per utilizzare l'arco bisogna necessariamente mantenersi dalle lunghe distanze e soprattutto mantenersi vicino ad un riparo, perché altrimenti viene veramente difficile riuscire a fare kill. Dicevo, perché comunque la velocità di tensione è abbastanza bassa, quindi contro un gunfight normale non si riuscirebbe ad avere il tempo di tirare la corda, sparare un colpo e tirare anche una seconda corda e quindi tirare un secondo colpo. Quindi bisogna necessariamente cercare di ripararsi, tirare la corda, sparare e poi ripararsi ancora oppure non failare i colpi magari. Quindi appunto diciamo che è un'arma che va usata molto intelligentemente e soprattutto da lontano, perché altrimenti da vicino, come avete visto, si fa veramente fatica. Ok. La cosa brutta, diciamo, è che per fare, cioè il danno è proporzionale alla corda tesa, quindi se noi tendiamo poco l'arco, l'arco fa poco danno. Il che ci crea ovviamente anche difficoltà in gunfight particolarmente veloci, perché ovviamente cerchiamo di sparare il prima possibile. Però ovviamente il colpo poi se fa poco danno è un po' inutile. Diciamo che bisogna cercare di prendere la mano con questa proporzionalità e riuscire a capire quanto tendere un arco per, diciamo, fare danno abbastanza. Nel senso, questo qua che avete visto adesso, io avrei potuto tendere l'arco fino in fondo, ma sarebbe stato inutile perché comunque l'avrei shottato lo stesso. Mentre per iniziare un gunfight va necessariamente teso fino in fondo, però quello lagga, è un poco. Una cosa che veramente mi dà veramente, ma veramente fastidio è che dopo un po' il colpo parte da solo, non si riesce a mantenerlo teso. Quindi il colpo parte da solo. Però quest'arco mi piace perché comunque ha un impatto abbastanza elevato. I colpi esplosivi sono necessari, ragazzi, perché se li levassimo è vero che avremmo la mira istantanea, quindi comodo, però alla fine comunque bisogna aspettare che la corda si tenda, quindi non è chissà che utilità. Però senza i colpi esplosivi non si farebbe abbastanza danno, bisognerebbe shottare con tre colpi in testa, che è veramente troppo. Invece così possiamo fare un colpo in testa, un colpo al body e si shotta facilmente. Anche perché
In testa fa 101 solo il colpo. In più l'esplosione gli fa altre 50, mi sembra, una roba su giù di lì. Ok. E una cosa che non ci possiamo permettere con l'arco è smirare, perché se smiriamo con l'arco, ragazzi, abbiamo perso il gunfight sicuramente. Ecco, vedete, questo qua, adesso la corda l'ho tesa poco, perché tanto non mi sarebbe servito tenderla tanto. E volendo potremmo anche fare così. No, vabbè, adesso no. Però quando i nemici hanno poca vita, potremmo anche semplicemente non tendere la corda, cioè non sparare magari al nemico perché sta dietro a un muretto o qualcosa, e semplicemente lanciargli le frecce vicino, perché tanto ci sono i colpi esplosivi che gli fanno comunque danno. Ovviamente deve avere poca vita, ragazzi, perché non è che shotti, non i colpi esplosivi. Comunque come arma non è male, è difficile da utilizzare, ragazzi, perché sì, ovviamente è un arco contro dei fucili, ci sta che sia difficile da utilizzare. Però è veramente molto divertente e se imparate ad utilizzarla bene è anche molto efficace. C'è il tipo invisibile. Fuggi. Ok. Ottimo, abbiamo finito e abbiamo anche vinto. Non ho giocato male, veramente. Mi è piaciuta questa partita. Vedete, ragazzi, che l'arco fa male. 36 kill e 4,5. Ci sta veramente molto. L'arco, ragazzi, fa male. Adesso andiamo subito con la seconda partita. Però, ecco, mi piace parecchio. Soprattutto questa peculiarità dei colpi esplosivi, che fa molto comodo. È vero che scoppiano un po' in ritardo, quindi bisogna cercare di ripararsi subito una volta che abbiamo sparato il primo colpo. Però, sparando normalmente fa veramente molto comodo. Ora andiamo subito con la seconda partita e vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, pacifica, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Crepa. Ok, non male questo. Shit. Ok, vedete, i colpi esplosivi fanno danno anche se gli spariamo sul muro accanto, quindi è una comunità veramente piacevole. E tra l'altro, ragazzi, una cosa che fa veramente veramente piacere è il fatto che, avendo i colpi esplosivi che esplodono in ritardo, se per esempio stiamo facendo un gunfight contro qualcuno insieme a un nostro alleato, quello spara al tipo. Se noi gli spariamo una freccia in testa, quasi sempre la kill ce la dà noi. Per quale motivo? Perché noi spariamo la freccia e facciamo 100 di danno. Lui spara il suo colpo e fa il suo danno. Poi il colpo esplode. Fuggi. Il colpo esplode e quindi la kill va a noi. Perché effettivamente il danno finale gliel'abbiamo fatto noi. E secondo me questa è una cosa molto molto intelligente, perché già avrei preferito parecchio che gli archi shottassero in testa. Sinceramente non sarà difficile battere la partita di prima, perché ho giocato veramente bene. Fuggi, io fuggirei tantissimo da qua. No, guarda quell'altro che mi ha spostato la mira. L'ho ucciso col colpo esplosivo, grande, no. Ok. Vedete, aspettiamo un attimino di più, però il colpo se entra, siamo sicuri di portarci a casa la kill. Considerando questa cosa che dopo un po' il corpo parte da solo, bisogna anche cercare di tenderlo nel momento giusto. Perché se rimaniamo troppo tesi, magari aspettando che esce il nemico in modo tale da colpirlo subito appena lo vediamo, rischiamo che poi ci parte il colpo e sprechiamo il doppio del tempo. Ah, non sto giocando chissà quanto bene, sicuramente peggio di prima. Questi possiamo anche salutarli.
Oddio mio. Che culo. Non so come sono riuscito a fare questo tipo col... col pompa. Ok, sto recuperando un attimo. No, guarda che infame. Stavo facendo veramente una bella azione. Questa era bella. Ovviamente ragazzi, una cosa che non ho detto, l'arco va necessariamente accompagnato da armi con le corte distanze, perché in questo modo potete, magari se siete proprio in casi disparati come ho fatto io prima, sparare un colpo di freccia e poi o corpo a corpo oppure cambiate arma e fate un minimo di danno. Una secondaria dalle corte distanze va necessariamente messa, perché altrimenti appunto o giocate sempre lontani come sto facendo adesso. Mi sono un po' buttato sull'ultima morte, comunque non ho giocato malissimo, sicuramente peggio di prima, però ecco. Ragazzi, vedete che l'arco spacca, cioè veramente è divertentissimo da usare, ve lo assicuro. Quanto ho fatto? 28,3,5. Comunque non un brutto punteggio. Ci sta. Magari giusto un pochino poco kill. Comunque dicevo, l'arco ragazzi è veramente divertentissimo da utilizzare, e se riuscite a utilizzarlo bene fa veramente anche tanto male, come avete visto in queste partite. Va ovviamente accompagnato con un'arma dalle corte distanze, in modo che riusciate a compensare in situazioni dove siete molto vicini, come per esempio io ho quest'arma a supporto della città sognante, che è molto molto buona, o anche una qualsiasi mitraglietta, comunque quello che volete, basta che dalle corte distanze siete coperti. E direi ragazzi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la tardissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Sono Gaul, e la tua luce è